Per quanto possa essere surreale anche solo l'idea di dover pronunciare una frase simile, si è ufficialmente conclusa l'era di FIFA. 2 giorni fa è stato ufficialmente rilasciato EA FC 24, il che vuol dire che dopo 30 anni di partnership, per la primissima volta un gioco di calcio realizzato da EA non sarà legato al nome della FIFA. Questa collaborazione negli anni ha portato alla creazione di quasi 40 titoli tra mainline e spin-off, e quindi per concludere nel miglior modo possibile questo splendido e lunghissimo capitolo delle nostre vite, ho deciso che oggi andrò a segnare un gol in ciascun FIFA, da FIFA 96 fino al più recente FIFA 23. Perciò preparate i popcorn e salite insieme a me a bordo di questa stranissima macchina del tempo. Siccome il video sarà lunghissimo da realizzare, direi di muoverci in ordine cronologico partendo dal principio e quindi da FIFA Soccer 96. E lo so che i più puntigliosi in questo momento staranno dicendo Actually, Tia, il primo gioco in ordine cronologico sarebbe FIFA International Soccer 1993. Lo so benissimo, però non avendo né un Sega Mega Drive né uno SNES, posso cominciare soltanto dai giochi per PlayStation 1. O comunque posso dire una cosa, per essere un gioco che ha 28 anni comunque sembra conservarsi bene quantomeno dei menu. Abbiamo la nazionale dell'Algeria, quella della Bolivia, Egitto, Hong Kong con la bandiera vecchia, la Costa d'Avorio, Lussemburgo, c'ha pure il campionato della Malesia, che bello! E cominciamo da un esotico Foggia Johor, che è una città malese, ma com'è possibile che la squadra della Malesia sia più forte del Foggia? Cosa ho sbagliato nella vita, scusate? 3, 2, 1, si comincia! Orca miseria, me lo aspettavo molto peggio come grafica, posso dirlo? Il problema sarà trovare i tasti giusti perché già la vedo male. Fallo! Buono il giro palla, sì così... Carica il destro! Il signor Kolivanov! Che gol incredibile! Vantaggio Foggia! Abbiamo segnato il nostro primo gol di questo video! Ok, non mi aspettavo le animazioni. Fatemi vedere questo destro incredibile a giro che si insacca all'incrocio. Marò che pezzo! Mi raccomando, smascia like per questo gol stratopico e iscriviti al canale per non perderti nessun contenuto video, short e live. E a proposito di live, da venerdì a lunedì mi trovate in diretta qui su YouTube a partire dalle ore 19. E sappiate che proprio in questi giorni ho cominciato una carriera allenatore su EA FC 24 con il mio amato Südtirol. Quindi mi raccomando, non mancate. Passiamo a FIFA 97. In che senso outdoor, indoor? Davvero c'era il campetto da calcio a 5? Minchia, ma erano avanti. C'era già FIFA volta su FIFA 97. Incredibile. Perché l'Atalanta è rossonera? Perché l'Udinese è completamente rosso? Anzi, pardon, l'Udinese! Fottuta Udinese. Qualche campionato strano qua? No, niente. No, ma si è corretto Udinese. Mo ce n'è soltanto una di esse. Perché? Comunque posso dirlo, dopo Foggia Johor, anche Udinese-Lituania non è male come partita. Comunque tutti quanti i suoni sono scomparsi. È un po' cringe il silenzio totale. Questo ossimorico silenzio assordante mi fa star malissimo. E vabbè, sto facendo una fatica bestia, non riesco a toccare neanche un pallone. Fine primo tempo 0-0. Marò che imbarazzo. Bello. Ma che... Oh, no, cos'è successo? Mi ha segnato il signor Jankauskas. L'hanno lisciata in 4. Ma dai, ma il porco, signor Battistini. È finita, ho letteralmente perso contro la Lituania. Porca troia. Dai, ragazzi, proviamoci. Borussia Dortmund, che in questa stagione ha vinto la Champions contro Johor. Oh, sì. Bello! Il signor Reuter dopo 24 secondi e ci voleva tanto! Maledetta Udinese! Io vi prego, vi scongiuro, passiamo a FIFA 98. Anzi, scusate, FIFA 98 Road to World Cup. Siamo specifici, questo qua era il gioco che includeva anche il mondiale, mi sa. C'è San Marino! C'è la nazionale di Vanuatu! Vabbè, ma che figata sta cosa, c'è tutta sta presentazione esagerata per un gioco del 97, vi ricordo. Mamma mia, che improvement netto sulle grafiche, incredibile. Ma non tanto sulle grafiche quanto sul movimento dei giocatori. Guarda quanto sono sciolti, guarda quanto sono sguissiosi. Palla! Che palla! La finta di Zola col destro, Gianfranco Zola. Mamma mia, pure la finta. Per la prima volta sono riuscito a fare un gol con una finta. Aspetta, forse da qua posso già iniziare a fare una roba specifica. Un attimo. Corri, 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 corri. Yes! Si poteva fare, che cosa meravigliosa. Mamma mia, Paolo Maldini. Paolo Maldini. La giocata di Maldini. Palo, cos'è successo? Inzaghi l'ha toccata sulla linea, mamma mia. Che ingiustizia. E ora passiamo al primo FIFA che io abbia mai giocato. FIFA 99 per Nintendo 64. Mamma mia, questo menu è veramente inguardabile. E tra l'altro, se non ricordo male, potevamo modificare le divise delle squadre, vero? Tipo, che ne so, vai in Italia e prendi il Vicenza e lo rinomini in Südtirol. Guarda che cosa meravigliosa. Potevi cambiargli anche il colore delle maglie, farli come cacchio ti pareva a te. Cioè, vi rendete conto che si potevano fare tutte queste
queste cose una volta e adesso non più. Dai, facciamo un'ignorantissima Südtirol contro Litex Lovech. Di dove minchia è il Litex Lovech? È una squadra attualmente tredicesima nella serie B bulgara questa. Potevi anche simulare qua, vero? Vi giuro c'è il modo per simulare. Eccolo! Yes, ha fischiato il fallo! Pure il rosso! Ce l'ho fatta! Al 92esimo ho segnato un gol terribile, tremendo, ma dopo una serie di tentativi decenti. È stato bello viaggiare nei ricordi e nella nostalgia, ma dobbiamo passare al prossimo millennio con FIFA 2000. Che squadra ignorante abbiamo nel resto del mondo? Abbiamo tutto quanto il campionato saudita, evidentemente. Special guest. No, io uso special guest. Figa, c'era il campionato israeliano quest'anno su FIFA. Bello! E c'erano anche le squadre classiche, non ci credo. Milan 88-90, Ajax, Anderlecht 83. Bellissimo. E giochiamo con special guest contro l'Italia dell'82. Cross in mezzo, di testa. Oh, ne ho abbattuto uno, poverino. Mi sa che ho abbattuto tipo Bergomi. Porca puttana, ma ha tirato da solo il signor Risboro. Risboro, due volte lo fa. Questo non conta, cioè letteralmente non lo stavo controllando. Oh mio Dio, un gol al volo da calcio d'angolo, non ci voglio credere. E che gol! Beh, regalamene un terzo di gol. Fammi provare così. Se mi riesce questo, sono contento. Yes! La rovesciata! Ok, ora sono più che soddisfatto, quindi passiamo dalla PS1 alla PS2 con FIFA 2001. Tanti rebranding ultimamente stanno facendo discutere, ma per fortuna che l'Arsenal ha cambiato quel logaccio lì, ok? Che è storico, ma è veramente inguardabile. Ah, c'è solo il Galatasaray nella voce altro, ok. Vada per Arsenal Chunnam Dragons. Oh mio Dio, ma quanto è fatto meglio sto gioco rispetto ai precedenti? Aiuto! Vabbè, Vieira! Ma come rigore, ma per piacere! Sì, Bergkamp, sì, Bergkamp, gran giocata. In area Bergkamp, ci arriva il portiere. Arri... Cazzo! No, FIFA 2001 mi sta facendo proprio perdere la pazienza, ti prego. Ho segnato! Ho fatto un gol con Arri! Guarda che palla di Pires, guarda che mancino! È stato un incubo, vi prego, passiamo a FIFA 2002. Vai di Chievo a Poel Birsheva. Ma si vedono gli sponsor, mo! Vabbè, quanti passi avanti. Madò, Iriberto, quando ancora si chiamava così e non Luciano! Bel destro, che in realtà era un sinistro, ma ok. Minchia, ma in porta c'è il mitico Lupatelli? Bello. Io comunque devo smetterla di prenderli gol. Dovrei farli, non devo prenderli. Sì, così. Bello per Eriberto. Eriberto con l'1-2. Ce l'ho fatta. Ho fatto tutto quello che volevo fare. Il gol con l'1-2 e con Eriberto. La differenza tra FIFA 2001 e FIFA 2002 è abissale. Vediamo se cambia ancora con FIFA 2003. Vedo che i campionati a disposizione sono sempre meno all'interno di FIFA. Forse perché questo è il periodo in cui ho iniziato a prendere piede PES e quindi si sono presi dei diritti. Può essere. Fatto sta che un bel Como Columbus Crew non ce lo toglie nessuno. Mamma mia, quanto era bello quel vecchio logo di Columbus. Roberto Colacone, mamma mia che nome incredibile. Oh mio Dio, hanno spostato lo sprint. Posso scattare premendo R1, non ci credo. Sì! E il triangolo serve a fare il filtrante. Mamma mia che cosa incredibile. Allora, primissime impressioni, il gioco è leggermente meno fluido rispetto al 2002, però minchia se ci sono stati altri passi avanti. Soprattutto sulla fisica del pallone qua ci sono stati dei miglioramenti. Rimessa lunga. La mette giù Colacone. Pecchia col cross in mezzo. Che cazzo? Tira! Oh! Roberto Colacone, dopo un'ora di gioco, finalmente il Como avanti ed è stato segnato un gol anche su questo gioco qui. Ci sono voluti tipo 8 anni, ma questo è stato il primo gioco veramente godibile da giocare. Passiamo a FIFA 2004. Perché mi è arrivata la versione inglese o svedese del gioco? Ma io avevo preso quella roba... Va bene! E attenzione perché questo è il primo anno in cui vediamo la serie B inglese, addirittura anche la C e la D. Abbiamo la Zweite Bundesliga, abbiamo la serie B italiana. Madò, c'era l'Albino Leff, che squadra. La prima apparizione del Palermo, che cosa incredibile. Il Treviso di Marcello Cottafava. E c'era l'Ancona in Serie A. Ok, allora questa annata me la ricordo perché è stato il mio primo album di figurine questo. Dai, qua si va di ignoranza. Modena contro una squadra randomica, visto che hanno aggiunto il tasto random. Contro il Cretail. Mio Dio, Marco Ballotta con la 11 in porta, inguardabile. No, ma questi qua c'hanno il portiere con la 3. No, che cosa ha cursata? Da un lato il portiere con la 11, dall'altro quello con la 3. Comunque il gioco da un paio di edizioni a questa parte è diventato un pochettino più rigido, non so come dire. I giocatori si
muovono su dei binari, non liberamente. Anche se la palla si muove infinitamente meglio. Bello per Camara! Human sì, Camara! Mi sono bastati 8 minuti, che bello! Salutiamo quindi FIFA 2004 e passiamo al primo gioco per PlayStation 2 che io abbia mai ricevuto. FIFA 2005. E allora vai con l'ignoranza Messina Paciuca. No, ma belle le magliette, per nulla buggate. Qua potevo iniziare a fare anche i filtranti alti, yes, di Napoli. Per Zampagna! Riccardo Zampagna! Con i capelli, certo, proprio lui. E andiamoceli da qui perché è tutto rotto sto gioco. Una cosa che non ho detto è che su FIFA 2005 hanno aggiunto la modalità carriera, ma l'ho giocata per la prima volta soltanto su FIFA 2006. E la squadra con cui avevo fatto questa carriera era l'Aston Villa di Milan Baroš. Vai Barry, cross in mezzo! Buono il colpo di testa di Henry! Anzi, no, era McCann! Minchia, ok, inizio incredibile. Io il mio gol l'ho fatto, sono contento, passiamo a FIFA 2007. Al di là del fatto che il gioco sia in tedesco e non riesca a cambiare la lingua, stavo spulciando le squadre di Serie B per vedere se c'era qualche chicca che magari avevamo dimenticato nel corso degli anni, e mi sono ritrovato la Juventus. È vero che questo è l'anno post-Calciopoli. Madonna, oh, ma che bruttura! Ma che bel gol che mi hanno fatto con Amoruso! Pavel Nedved rientra sul destro! Calcio in porta Nedved, palo! E poi in tuffo la mette dentro, non ho idea di chi sia! David Trezeguet, ma che bella che era sta maglia col colletto! E quindi salutiamo ufficialmente la PlayStation 2 perché si cambia generazione e si passa alla PlayStation 3 con FIFA 08. Posso dire che il cambio di generazione si è visto anche soltanto dall'introduzione dei menu. Comunque, al di là di questo, mamma mia, che partita di spessore internazionale! Catania contro Siviglia! No! No! No, che gol stupido che ho preso! Ma guarda che regalo ti ho fatto! Ma vaffanculo. E mi tocca giocare un altro game. E vabbè, riproviamoci con questo magico Italia Shamrock Rovers. Arrivaci, Perrotta. Col mancino, ma che? Perrotta ancora. Mamma mia, ma per piacere. Vai, Luca. Oh mio Dio. Non ce la faccio più. Non siamo neanche a metà. Vai con FIFA 09. Bello questo Tottenham bellinzona, ci sta. Cross in mezzo. Traversa! Yeah! Che gol stupido. Vabbè, salutiamo anche questo decennio e passiamo a FIFA 10. Ecco, una cosa che non ho detto fino ad ora è che in questo periodo, quindi diciamo dal 2007 fino al 2015, io non ho mai comprato FIFA. Io prendevo sempre PES. Quindi sono molto poco abituato. In ogni caso, la partita sarà Sunderland-Wolfsburg. E figurati se il Lupopoli non mi doveva perseguitare pure qua. Tra l'altro questo è il Lupopoli di Dzeko e Grafite, cioè quello che ha vinto la Bundes in quegli anni. E il portiere! È scomparso il portiere! Dov'è il portiere? Potrebbe essere crashato tutto. Bene! Comunque sì, quello che volevo fare era questo. Cioè segnare, così non ci pensiamo più, non abbiamo più bug. Bravo Totò di Natale! Vabbè, che delusione. Passiamo a FIFA 11. Gli olandesi dell'Herenveen contro i portoghesi del Beiramar. Guardate i passi avanti che sta facendo la grafica, soprattutto per quello che riguarda i volti dei giocatori. Bravo Bas Dost che va via, Ugo! Ancora Bas Dost! Il dribbling sul portier, calcia col sinistro sul fondo. Voi non avete visto niente. Siamo nei minuti di recupero, teniamola, teniamola. Vaffanculo! Bello il pallone, bravo Bas Dost. Vaffanculo! Oh! L'unica sensazione che provo ormai è dolore, tristezza, esasperazione. Passiamo a FIFA 12. La prossima partita sarà Tolosa contro Monaco 1860. Figa, ma loro in porta c'hanno il mitico Gabor Kirali, il portiere dai pantaloni lunghi, che bello. E se non ho visto male in attacco c'hanno pure Kevin Folland. Sì, c'ha i pantaloni lunghi, che bellino. Mamma mia, Gabor Kirali, posso dirglielo, un po' imbarazzante. Soprattutto perché, cioè, non era un tiro imparabile. Mi ritengo soddisfatto? Non proprio. Ma passiamo a FIFA 13. Ah, yes, Manchester United Novara. Non so se lo sapete, ma questo è conosciuto in tutto il mondo come il derby di Bruno Fernandes. Insomma, è una sfida importante, la giocano ogni 12 secoli. Ashley Young! La traversa. Dentro per Rooney. Oh mio Dio, un gol bello! Wayne Rooney! Questo è stato veramente succulento. Quindi passiamo a FIFA 14. E quindi i menu sono cambiati con FIFA 14. Cazzo, lo scopro mo'. Pensavo fossero arrivati molto più avanti. Figa, partitone Genoa Once Caldas.
Guarda che azione incredibile e clamorosa. Bravo Floro Flores! Come l'abbiamo chiusa bene. Mamma mia, un Genoa che regala spettacolo. Bello, 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 bello. E ora dovrò temporaneamente sospendere la selezione casuale delle squadre, perché su FIFA 15 ne ho in mente una in particolare. E sto ovviamente parlando della Roma. Il perché dovreste saperlo, ma io ho una domanda per tutti voi. Che minchia di squadra è il Borgo Calcio? Oh mio Dio, ma che cosa bella! Il loro portiere si chiama Guantone! Oh no, ho sbagliato FIFA, ma non era su FIFA 15 che c'era tipo il terzetto Gervinho, Ibarbo e Dumbia? Vabbè, va, poco importa, giochiamo lo stesso. Mamma mia, Gervinho, un mostro! Non lo tieni, Gervinho! Traversa... Che gol stupido, che gol idiota. Momento replay, perché cioè va goduta questa cosa. Signor Guantone, cosa mi combina? Ma era così facile, signor Guantone. E passiamo a tutti quei giochi che ho acquistato per PC, a partire da FIFA 16. Comunque vi dirò la verità, io pensavo che selezionando squadra a caso prima o poi avremmo trovato degli accoppiamenti davvero indicibili. Invece no, West Ham contro Marittimo, più che onesto. Minchia, oh, ci sono eoni di distanza da FIFA 15 a FIFA 16. Che gol stupidi che sto facendo. Ma sapete una cosa? Li accetto. Uno dopo l'altro, datemeli tutti. Anche dei tapina porta vuota van benissimo. Ho segnato con Payet. Sì, ok, è abbastanza un gol da Payet, lo accetto. Passiamo a FIFA 17. Borussia Dortmund Sporting. Allora, teoricamente Royce è l'uomo copertina, no? E come sempre gli uomini copertina sono turbo OP su sti giochi. Vai, Burki! Vabbè. Dai, Roman Burki, per favore! E niente, con il Borussia è andata male, proviamo questo Palermo QPR, il Robin Quaison match, e speriamo di riuscire a chiuderlo presto. Cioce va larga per Mato Iaialo, mamma mia, quanti nomi esotici che sto sentendo in sto Palermo. Iaialo rientra sul sinistro e calcia sul primo palo. Bella azione personale e vai, ce l'ho fatta! Ancora 6 giochi, se siete ancora qui mi raccomando smasciate like. Passiamo a FIFA 18. Se non ricordo male, per me questo è stato l'anno dell'Hoffenheim, giusto? E allora fatemi fare sta partita con l'Hoffenheim contro il Kashima Antlers. Ma io davvero sto giocando a principiante, no? Perché non me ne ero reso conto, vabbè, vorrà dire che farò dei gol più fichi tipo questo. Cancella tutto, sul macchio, cut. Kramaric, mettimi il cross, guarda che bellino. Amiri! Bello. Sentite, siamo al 75esimo, mi sono rotto le balle. È il momento di fare un bel gol col portiere. Vai Bauman, corri Bauman. In area Bauman, col sinistro Bauman, te prego. Cazzo. E vaffanculo, va là. Che sofferenza per fare sti stupidi gol. Perché io passo 75 minuti a cercare di farli stupidi e poi un quarto d'ora a cercare di farli punto. Io ve lo giuro, adesso faccio il gol della merda. Passiamo a FIFA 19. Ma sta fermo un attimo, che ti succede? Calmo! Vabbè, sentite quel che esce, esce. Oh, bello Frosinone Kortrick. Ma è tutto rotto, ma non va niente. Ma che succede? FIFA 19. Se vado in giù, va in su. Se vado in su, va in giù. Cursato, cursato, cursato. E stavolta mettiamo davvero a principiante. E ora lo L'obiettivo è fare un gol nonostante i comandi invertiti. Mamma mia, che palla! Devo soltanto correre dritto. Corri, corri, Ciofani! Sei fallo! Yes! Nonostante i comandi invertiti, Daniele Ciofani! Non ho idea di che abbia fatto quel passaggio, ma gran palla! Tra l'altro è Daniel Ciofani, non Daniele. Vabbè, chiudi sta roba. Torniamo sulla PlayStation e giochiamo a FIFA 20. Potremmo avere un piccolissimo problema per quello che riguarda FIFA 20, perché questa è la custodia, ma letteralmente è solo la custodia. Non so più dove sia finito il disco, ho controllato anche in tutte quante le custodie là dietro, non c'è. L'unica opzione rimasta è che sia dentro la PS4, ma non trovo l'alimentatore della PS4. Quindi sul macchio facciamo la cosa pigra. Prendi un gol da un vecchio video di FIFA 20. Yes, col 3-3! Doppietta di Folland. Molto bello, grazie Tearless del passato. Passiamo a FIFA 21. Ma scusa, cosa vuol dire che devi installare un gioco se ce l'ho fisico? Cioè, non dovrebbe essere tutto qua... Io non ci capisco più niente. Beccatevi questo Interpage. Vai, Ashraf Hakimi con la maglia numero 98. Proprio lui. Per Lautaro e baffanculo. Quindi vuol dire che mancano gli ultimi 2 gol negli ultimi 2 giochi, a partire da FIFA 22. Ecco, qua vorrei utilizzare le squadre femminili, visto che sono state la grande novità di FIFA 22. Vai di Francia-Brasile. Cazzola, c'ho tutti quanti i tasti sballati, sono 3 giorni che gioco a tutto tranne che a FIFA 22/23, non capisco più niente. Buono per Katoto che punta mutto e salta chiunque. Katoto!
Arrivaci! Oh mio Dio, sarà il decimo gol che faccio con un tapin di testa dopo una parata o un palo, ma va bene così. Questo viaggio nel tempo è stato da un lato bellissimo, dall'altra non ce la faccio più. E il porter è partito leggermente in ritardo, fra. Che bello, non ci credo. Vedo la luce in fondo al tunnel. Manca solo FIFA 23. E qui ovviamente non posso non prendere la new entry, quindi la Cenerentola per eccellenza dei giochi FIFA, ossia il City Roll. Mentre gli avversari saranno gli svedesi del Göteborg. E tra parentesi ci tengo a ricordarvi di nuovo che in questi giorni su EA FC 24 sto facendo una carriera proprio col City Roll. Domani, quindi lunedì, la continuiamo in live, vi aspetto. Il GOAT Casiraghi apre per Matteo Rover, vede lo scatto di Rafa Odogu, in area Rafa Odogu col mancino, ci arriva Dalberg, carretta, no, ancora Dalberg. Bravo Casiraghi, si vede in mezzo Rover, Rover per Odogu. Rafa Odogu, finalmente segno con lui perché non penso di averlo mai fatto nella carriera che ho fatto inizio anno. E che gollettino, signori, ma che bel mancino che mi ha piazzato sotto la traversa. Bravo Rafa, bravo, bravo, bravo. Splendori, il nostro viaggio si conclude qui. Spero che vi siate divertiti a vedermi segnare un gol in ciascuna edizione di FIFA, da FIFA 96 fino a FIFA 23. È stato lungo, è stato difficile, non voglio farlo mai più, però è stato anche incredibilmente nostalgico. Beh, ora non ci resta che vedere cosa ci regalerà EA FC.